quello merita effettivamente, no? L'auro proprio. E ha detto una bella cosa prima. Proverete, sbaglierete. No, dai, vi faccio vedere. Perché capita a tutti di voler provare sentendo, però effettivamente se ascoltate l'associazione, ecco, perché ha degli apicoltori esperti, l'ha detto prima, uno ce l'abbiamo qua, Milan, Stella, Piero Mussolini, sono in tanti che sono anche a disposizione. Io ve l'ho raccontato credo la prima serata. Ho iniziato anch'io il corso 4 anni fa, non è che sia da tanti anni che faccio l'apicoltore, però la fortuna è che c'è la disponibilità di tutti questi apicoltori esperti nella fase successiva al corso di seguirti. Quindi chi sceglierà poi di farlo effettivamente, di prendere un alveare, sappia che un colpo di telefono a noi e veniamo a vedere, veniamo a collaborare, veniamo ad aiutare. È un giusto devi. Ed è una cosa che si fa gratuitamente, ecco, al massimo una fetta del sarado, ecco. No, perché ci teniamo che si parta bene, quindi ecco, sappiate che c'è questa disponibilità dell'associazione e quindi ci si confronta, vi diamo i suggerimenti, vi aiutiamo, vi spieghiamo cosa dovete fare. Poi sapete che al mercato c'è il magazzino con tutto il materiale e anche lì è aperto 3 giorni alla settimana e si può andare lì e lì ci sono i tecnici come Stella, la Giovanna e lo frequentiamo anche noi e anche lì un luogo dove ci si può consultare, chiedere spiegazioni, chiedere aiuto. Però diciamo che la fase successiva è quel corso, quando terminerà la parte finale del corso ha anche delle lezioni pratiche, no? Andremo in apiario 2, forse 3 volte, adesso vediamo un po' il programma perché siamo anche in tanti per cui dobbiamo un po' dividerci. È vero che Piero ci ospita a una 60ina di alveari e quindi possiamo dividerci in gruppi da 10-15 persone e quindi riusciremo a fare le lezioni pratiche, quelle 2 o 3 lezioni pratiche in apiario. E però è la fase successiva, necessita appunto, per chi sceglierà di proseguire, necessita di un'assistenza che gratuitamente l'associazione dà. Ecco, questa era l'altra cosa che volevo dire. Se magari date anche un'idea di quanti magari vogliono prenotarsi dei nuclei, un nucleo, 2 nuclei, quello che volete, a fine del corso, perché vanno anche preparati, cioè dobbiamo chiedere non è la fine, devo dirlo, sì, per la prossima lezione, sì, ecco, se qualcuno, poi più che altro ci serve per avere un'idea, perché se no chi ci fornisce i nuclei su 5 telaini di un nutritore li fornisce anche ad altre realtà e anche in Sicilia in giro, per cui ci deve riservare una parte di nuclei a noi e quindi dobbiamo sapere quanti magari a fine corso hanno intenzione di acquistare un nucleo e proseguire con l'attività. Quindi ecco, pensateci, se volete proseguire la prossima volta ce lo dite alla Giovanna o a Passella, Giovanni, in maniera che cominciamo a capire quanti tenerne da parte. E scusa, anche perché quel nucleo bisogna acquistare anche la cassa dopo, e non è che ci consegnano le casse da sera a mattina, quindi non possiamo fare il magazzino e dopo rimangono lì. Dobbiamo anche bilanciare anche l'ordine delle casse, che voi comprate 3 nuclei, naturalmente vi servono anche 3 casse dopo da comprare. Okay. Perciò dobbiamo organizzare tutto questo, perché se dopo qualcuno viene lì, non c'è le casse, si arrabbia. Però se si può fare anticipatamente questi ordini in linea di massima, anche noi che gestiamo i centri. Sì, dopo. Sì, no, ma non volevo proiettare, volevo dirvi poi, ecco, quello che avete visto scorrere prima all'inizio della serata, era un manuale di apicoltura che ha fatto
l'associazione, ecco, come noi siamo l'associazione regionale del Veneto, quello l'ha fatto l'associazione regionale della Sardegna insieme con il ministero, e l'ho messo su internet, è a disposizione, non è da acquistare. Non ve lo stampiamo perché sono 145 pagine, quindi ecco, ve lo dico, diventerebbe un costo. È fra tutti i manuali che ho visto, per essere gratuito, è, dove si trova? Lo trovate, esatto, quello lì, è fatto molto bene e vi può essere utile. Poi, come diceva Francesco, ricordatevi che i libri, questo è fatto da apicoltori, ha le foto di tutti i percorsi, della sciamatura, e lo metto nel sito, o ve lo giro, o vi mando il link per me, così ve lo scaricate e ve lo guardate. Poi potete anche, magari nelle prossime lezioni, ci fate delle domande su quello che vedete. È comunque un testo su cui potete, è molto istruttivo, ecco, perché contiene gran parte, anzi, le cose che stasera Francesco ce le ha dette meglio, però le trovate riassunte, ecco, su questo manuale. Non lo stampiamo per i costi, lo trovate appunto su internet, vi mando il link o lo scaricate dal sito. E mentre le altre diapositive che erano, che avete visto scorrere prima, sono le attività che abbiamo fatto come associazione lo scorso anno, di inseguimento dei sciami. Ecco, cioè, i sciami, quando faceva la battuta, è scappato al presidente. Sì, anche a me ne è scappato, ma l'anno scorso a chi non è scappato sciame? Perché l'anno scorso è stato un disastro. E come avete visto, c'erano nel parco dello stadio, nella chiesa, avete visto la chiesa di San Lazzaro, qui al centro Vicenza, sul cornicione della chiesa, non ci ha voluto la scala per andare su a catturare. Perché l'anno scorso è stato un anno che le sciamature sono state. L'associazione fa anche questo servizio. Chi chiama, piuttosto che chiamino i disinfestatori che poi uccidono le api, noi andiamo a recuperarle. Ecco, questo è più il lavoro che non portare a casa uno sciame come valore. Ecco, è più il lavoro che si fa, perché poi perché sono sciamate? Sono sciamate perché avevano fame, o sono sciamate perché erano piene la casetta, quindi dovevano dividersi in due, o perché erano piene di malattie? È sempre però è un peccato. Infatti, quando si catturano gli sciami, conviene metterli in quarantena da una parte, che non vadano eventualmente a contaminare il resto dell'apiario, ma questo non parleremo. E, però è anche una delle attività che fa l'associazione, perché effettivamente che poi escano i disinfestatori e fanno razzia di api, con i problemi che ci sono oggi appunto nell'agricoltura, noi siamo a disposizione ad andare a recuperare le api da qualsiasi parte. E, questo, altre cose da dire, e probabilmente nel programma della lezione del quella di marzo, che non mi ricordo la data, faremo un'inversione del programma, perché verrà a parlare il dottor Mutinelli, che è il direttore del centro di ricerca ICREA, e è un dirigente dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, e verrà a fare lui la lezione dedicata alle patologie delle api. Quindi parleremo non solo dell'acaro varroa, la sua origine, che viene peraltro, è arrivato in Italia negli anni 50 più o meno, un po' più tardi. No. 76, l'ho visto in ecco, periodo. Nel 66, 76. Però delle ricerche che hanno fatto, non so come il termine giusto, se molecolari o genetiche, sono risaliti che la provenienza, ci hanno presentato un convegno sabato zooprofilattico, l'origine di questo acaro che c'è in Italia viene dalla Camerun, giusto? Pensate. No, ma quella è la tina tumida, è un'altra roba. Quella è la tina tumida, hai ragione, che viene dal Camerun. Il Varroa viene dall'Asia, hai ragione. No. Sì. Beh, comunque, quella che abbiamo noi non è quella. Non è quella, no. Si è trasformata quella, perché da Varroa destructor è diventata un'altra. Comunque la lezione che faremo con Mutinelli parlerà di tutte le patologie delle api,
e affronteremo in maniera che capite cos'è l'Atenea tumida, cos'è la varroa e anche la nosemiasi, tutte le varie malattie. La faremo la serata di marzo questa. Mentre ricordo, e poi chiudiamo un po' in anticipo rispetto alle altre volte stasera, che la serata prossima, allora del 4 marzo, non ci sarà il corso, però faremo la serata dedicata all'apicoltura aperta a tutti. Quindi potete, sì, scusate, 4 febbraio, quindi potete venire anche voi quella sera, ma parleremo, come abbiamo fatto il 7 gennaio, dei lavori che si sono da fare in questo periodo negli aviari. Il prossimo incontro è il 25 di febbraio del corso. Quindi saltiamo il 4 marzo, il 4 febbraio, oggi ce l'ho con me. Saltiamo il 4 febbraio e lo incastriamo, adesso vediamo quando, se fra il 25 di febbraio o subito dopo, insomma, vediamo quel periodo lì. Quindi non è stata decisa la data, dovete ancora Sì, non l'abbiamo ancora deciso perché dipende dal relatore. Qui però il 4 di febbraio siamo comunque qua con la serata dedicata alla ricostruzione. Domande? Sì. Si può fare tranquillamente, chiedo a Giovanna tutti i vostri numeri di telefono, possiamo fare il gruppo di WhatsApp, penso ce l'abbiate tutti, credo, no? Lo facciamo, così allora usiamo per comunicare, va bene? Si è parlato di pesticidi, neonicotinoidi, le onde elettromagnetiche, cellulari No. Io ho messo in poesine solo il traliccio dell'alta tensione, non è successo non hanno avuto problemi. Ha fatto la prova poco. L'unico posto di negata a me sotto il traliccio però. Sotto. Se le onde non arrivano per No, ma problema. appunto. Bravo, lo dico anche io ferito. Va bene. No. Le api però, una delle cose che dicono non solo i manuali ma anche i ricercatori è che sono più sono delle grandi sentinelle per l'ambiente, perché dove arrivano e trovano i pesticidi muoiono ma non si vanno più là. Quindi se riuscissimo a seguire dove vanno capiamo quali sono le zone effettivamente pulite oppure no. Buonasera. Allora, innanzitutto una famiglia di api non è allevare lombrichi, allevare chiocciole. Una famiglia di api è una persona, molto più del vostro cagnolino, molto più del vostro gattino, che loro quando sono cresciuti dopo pochi mesi di mettergli mangime e l'acqua, gli fate un po' di carezze e lui vi ricompensa con le fusa, però tutto viene nel tempo standardizzato nei comportamenti. Le api no, le api sono un individuo che cresce e cala in continuazione. Immaginate il vostro cagnolino, il vostro gattino, che una volta all'anno torna cucciolo, poi torna adulto, poi torna cucciolo, poi torna adulto. È inimmaginabile. Le api si comportano così. E si comportano così perché agiscono secondo le stagioni. E quindi già con questa idea potete capire che il loro comportamento e il vostro comportamento deve essere in sintonia con le stagioni. È una croce, perché vuol dire non ci sono sicurezze, perché le stagioni cambiano, prima c'è il sole, poi c'è la pioggia, poi c'è il freddo. Però nel contempo vi permette di sperimentare qualcosa di magico, cioè permetterà di sperimentare la capacità delle api di essere in sintonia con le stagioni e quindi di crescere e di calare in sintonia con le stagioni e quindi insegnerà anche a voi a capire come è fatto il tempo. Credo che a ben pochi è data la possibilità di conoscere intimamente le stagioni e poi assieme alle stagioni conoscere i fiori, conoscere
conoscere la vegetazione, conoscere l'andamento climatico, non quello decantato in televisione, ma quello che uno sente sulla propria pelle stando fuori guardando le sue api. E questo chiaramente è una ricchezza che la sentirete sempre di più man mano che avrete confidenza con le api, perché questa ricchezza è data proprio dal loro comportamento, e voi chiaramente dopo averlo imparato dovrete adattarvi al loro comportamento e, seguendo il loro comportamento, agire di conseguenza. Poi, se voi ascoltate la mia voce, vabbè, io dico quello che penso, però sicuramente ascolterete, dovrete ascoltare quelli di, non so, quelli di Braganza, quelli di Marostica, quelli di Bassano, quelli di Treviso, poi tornerete indietro, andrete ad ascoltare quelli di Costa Pisara, quelli di Valdagno, quelli di Padova, cioè sentirete un mucchio di campane, e tutte queste campane, se non state attenti, vi creeranno una confusione in testa mortale. Quindi alla fine quasi vi sembrerà impossibile gestire le api. Ascoltate tutti, però fate sempre riferimento alla vostra associazione, a quello che vi consiglia la vostra associazione, perché quasi sempre quello che è consigliato è derivato da esperienza, da sicurezza nel comportamento e quindi ripetibile con successo. E questo è fondamentale, perché io sento telefonate, sento gente che passa per casa, che ha sentito di qua e di là, di su e di giù, e poi a un certo punto rischia, per sentire tutte queste campane, rischia di rimanere senza api. Altra premessa: dovete essere umili. Purtroppo io conosco gli apicoltori, so che il grado minimo è maestro, poi è professore, poi è cattedratico. Quindi in realtà... Però ho sbagliato a scrivere maestro nel giornale stamattina. Apprendista. Dovevo mettere cattedratico. No. Dobbiamo invece essere tutti apprendisti sempre, perché le api riservano sorprese, le stagioni riservano sorprese. Non c'è niente di definito in maniera totale, e quindi bisogna avere sempre l'atteggiamento di imparare pensando che quello che si sa comunque non è sufficiente. Io ho un mare di aneddoti, no? Ogni tanto me ne viene in mente qualcuno. Ho venduto 10 casse a un apicoltore qualche anno fa, belline, bellone, pesantone, avevano mezzo melario di Tarassaco. E lui era ben felice e ha smielato il tarassaco, poco dopo ha smielato la caccia e si sentiva già apicoltore. Dico, insomma, ti è andato bene, perché ho voluto io darti le famiglie già fatte. Poi cominciano i dolori, cominciano le sciamature, non sa più cosa fare, poi si ritrova con casse orfane, si trova con casse con regine nuove che non sa se ci sono o non ci sono. Risolve la situazione acquistando un po' di regine. Poi si inventa che vuole crescere a dismisura, e allora fa un po' di sciami, arriva a 20, arriva a 30, arriva a 40. E però non è che domanda, ma è il momento giusto? Va bene se faccio così? Come potrei fare? La domanda principale, come potrei fare? No, si inventa lui, ha fatto il tarassaco, ha fatto la caccia e era già apicoltore. Arriva l'autunno, piano piano le famiglie calano, arriva l'inverno, le famiglie dimezzano, diventano un quarto, ritorna in primavera con 5 famiglie che neanche sono riuscite a riempire la cassa, e avanza ancora un po' di soldi. Poi viene a lamentarsi che gli ho dato delle api drogate, che hanno fatto quel miele che avevano quando gliele ho date perché erano drogate, mentre nelle sue mani non ha fatto più niente. In realtà era che lui, avendo smielato miele dopo 10 giorni che ha acquistato le api, si era sentito già apicoltore. In realtà essere apicoltore non è smielare il miele, ma è riuscire a capire le api, seguirle e tenerle vive.
Dopo il miele è una conseguenza della bravura dell'apicoltore, quindi anche della stagione, ma anche dell'apicoltore. Però bisogna prima essere in grado di condurre le api, tenerle vive in maniera che vadano a produzione. E poi un'altra cosa, che ce l'ho sempre io con gli apicoltori, ce l'ho anche con i professionisti, ce l'ho con quelli che scrivono le riviste. Avete visto l'ultima rivista, no? Dove si dà per scontato non più il 10% di perdite, ma è normale il 15% di perdite, che è una bestemmia. Cioè, le api sono fatte per star vive. Se le api muoiono, è colpa dell'apicoltore, dovete metterlo in testa. Se le vostre api muoiono, se ne avete una, due, tre, quelle che saranno in futuro, è colpa vostra. Perché le api sono fatte per rimanere vive. E allora l'altro giorno giro giù per Montecchio, incrocio un apicoltore che purtroppo è vicino alle mie, mi fermo, vedo che se ne sta guardando, che c'era il sole, e allora guardo lì, insomma erano famiglie della Misericordia, senza scorte, l'unica scorta era un po' di edera tutta cristallizzata, ci aveva messo un pacchetto di candito a Natale, l'avevano anche quasi mangiato, però poi le guardiamo, sono famigliole, uno sciametto erano, non famiglie, e guardiamo, insomma basta aprire, dice ma come tu quella cica capisci se sono orfane? No, dico si capisce anche senza cica che sono orfane, 5 famiglie, 2 orfane, 2 orfane con una popolazione quasi nulla, dico ma cosa che gli hai fatto a ste api? Non gli hai dato da mangiare? No, e gli hai trattate? Sì, ma quando? Quando era freddo le ho spruzzate con pompeta e acqua e ossalico. Dico, sai che d'inverno le api muoiono, sai che se tratti troppo tardi ogni trattamento è inutile. Sì, è vero, perché ne ho 2, anche 2 sono già morte. Ah, bene, allora voglio dire, se su 7 ne sono morte 5, è una gestione, diciamo... con qualche problema. Ma io direi criminale, perché... Primo, le api è qualcosa di vivo, se non le lasci morire è qualcosa di vivo che muore. Secondo, non sei al passo con la situazione, cioè adesso è possibile tenere le api vive senza nessun problema, basta seguire un metodo. Le api hanno bisogno di alimentazione, quelle lì avevano 2 svirgolette di etere cristallizzata e un po' di liquido, difatti quando ho sbattuto i telaini per togliere dalle orfane, mi sono tutto bagnato di scarponi di acqua e zucchero, che è una roba, cioè, ai primi di gennaio è inimmaginabile, cioè una famiglia deve essere bella, stretta, compatta, asciutta, magari con una rosetta di covata, ma diciamo trattata bene dall'apicoltore. Lì evidentemente l'apicoltore dice, beh sì, so cosa si deve fare, però le ho trascurate. Allora se dovete trascurarle, allora è meglio che lasciate le api a qualcun altro. Se voi vi impegnate a prendere le api, dovete pensare che siete responsabili verso le api e verso gli altri apicoltori, perché una famiglia che muore causa un saccheggio, difatti io sono rimasto lì e ho aiutato a riunire gli orfani con le famiglie che avevano un po' di api, in maniera che non ci fossero orfani in giro. Naturalmente lui trafficava lasciando fare un po' dappertutto e già il 7, 8, 10 gennaio, che cos'era, le api cominciavano a essere agitate e andare a saccheggiare. Quindi vuol dire basta un niente per creare confusione, creare disagio e creare danno all'interno dell'apiario, che sia una o che siano 5, che siano 10. Quindi ci vuole tecnica, ci vuole soprattutto prudenza, velocità, ma soprattutto applicare le norme basilari che vi verranno dette in tutti questi corsi, perché voglio dire... nessuno vi dirà quando guardate le api prendete un favo di miele, lo mettete là e dopo lo tirate dentro dopo mezz'ora o dopo un'ora. Il favo di miele non va messo là, ma va nascosto, perché le api al di fuori dei periodi di raccolto che sono brevissimi, tutti gli altri periodi sono in grado di scatenare saccheggi violenti, danneggiano le proprie cassette e danneggiano le cassette degli altri. E dopo in bellezza volevo dirvi che voi, l'ho già detto l'altra volta, no? Voi siete custodi di un bene della natura che tutti proclamano, però che nessuno difende.
Cioè, solo gli apicoltori difendono le api e le tengono vive. Fanno di tutto, hanno fatto porcherie, hanno fatto avvelenamenti, hanno fatto danni, però hanno cercato di tenerle vive. Da nessun centro di ricerca è venuto fuori tanto così di prodotto per tenere vive le api. Solo a rimorchio sono venuti. Ed è per adesso, ma sarà anche per il futuro, che la sopravvivenza delle api sarà affidata a voi. Quindi è un compito da una parte gravoso, ma dall'altra parte anche che vi onora di fronte alla natura. Boh, finita la premessa? Allora, immaginiamo che adesso vi danno lo sciameto a metà aprile. Normalmente io a un apicoltore che comincia darei una cassa già col miele del melario e non uno sciametto, perché sviluppare uno sciametto è gratificante, ma per chi lo sa fare, per chi non ha mai visto api e deve inventarsi un qualcosa di particolare, è un po' difficoltoso. Comunque cerco di darvi dei punti in maniera che vi comportiate rapportato alle date e anche ad alcune tecniche. Allora, se si mette qua in mezzo. Allora, c'è la fatidica data del 15 aprile, diciamo che è la data media che vi danno lo sciametto. Può essere un po' prima o un po' dopo, dipende dalla stagione, perché chiaramente se il caldo anticipa magari vengono un po' prima, se il caldo ritarda vengono un po' dopo. Questi sciametti normalmente vengono consegnati su 5 telaini, con 3 mediamente di covata, però in quel periodo 3 favi di covata coperti con le api, basta un giorno, due di bel tempo, e sono in grado tranquillamente di andare su 4-5 di covata, contando anche le uova, le larve. Quindi è una famiglia che è in pieno sviluppo. Allora il comportamento qual è? Se noi abbiamo la nostra cassetta, e qui c'è l'entrata, voi ci mettete 5 telaini, 3, 4, 5, poi dovreste avere un nutritore a tasca, o un nutritore di quelli che si mettono sopra, o un diaframma, perché le api stanno bene tenute strette, in maniera che lo sviluppo della covata non sia in tante rosette, questo vale per sempre, perché queste creano spreco di calore e di alimentazione, ma è importante che crescano su tutto il favo. Questo permette di allevare molta più covata e quindi alla fine di avere un numero più elevato di api. Quindi noi ci mettiamo il nutritore o il diaframma. A questo punto, metterle lì, lo fanno in Sicilia che le mettono lì e poi lo orientano i follicerri, ma noi no. Tanto che aspettate alcuni giorni che si orientino e vedete cosa succede. Se piove, bisogna subito attrezzarsi con l'alimentazione. Alimentazione vuol dire o sciroppo di quello che trovate in associazione, o acqua e zucchero uno a uno, insomma, quello è normale. Lo zucchero costa anche poco, l'acqua costa niente, quindi non è difficile alimentare le api. Quando avete verificato che la famigliola è bellina, che c'ha magari le api che ci stanno anche sopra i telaini, quindi che ha una certa forza, cominciate ad allargarla. Allargarla vuol dire dare spazio, perché le api hanno bisogno di costruire, però non darne troppo. Allora normalmente io suggerisco mettere i 5 telaini spostandoli di una tacca e poi aggiungere 2 follicerri, uno di qua e uno di qua, e poi il solito diaframma o nutritore. Questo fa sì che se la famiglia ha esuberanza, che viene dalla temperatura, che viene dall'importazione, siamo in un periodo in cui c'è ancora tarassaco, magari sta finendo in qualche zona, però
siamo un planetario sacco, poi ci sono le ciucette, i ciucciotti, le ciucettine che fioriscono, quindi c'è, se non piove c'è da portare dentro. Nel contempo che fate questa operazione, sempre almeno un litro e mezzo, non tre, un litro e mezzo. Questo fa sì che crea nelle api l'illusione del raccolto, un po' viene da fuori, un po' date voi, e loro cominciano a costruire i due fogli laterali. Siamo già 20, 25, 25 aprile. Gli sciami sono fetenti, nel senso che se percepiscono di non aver spazio, visto che la regina è dell'anno prima, gli viene voglia di scappare. Quindi a quel punto, verso la fine di aprile, quando vedete che i due fogli laterali cominciano a essere tirati abbastanza bene, prendiamo la solita nostra cassa, cos'è che fate? Lo tagliate con due fogli ceri, se non è una bestemmia, proprio lo tagliate in mezzo. Quindi voi avete un foglio laterale, due telaini, un altro foglio, un altro telaino, un altro foglio, altri due telaini e l'ultimo foglio. A questo punto non è che le lasciate lì, gli date da mangiare, date da mangiare quel giorno che fate l'operazione, dopo tre giorni, quattro giorni lo riguardate e spiando, è facile, ti si tira su uno e l'altro dei due fogli e si vede a che punto che è arrivato il lavoro delle api. Qua abbiamo a che fare con una famiglia giovane che vuole crescere, quindi se l'operazione la fate bene, loro saltano immediatamente sui fogli ceri, li tirano e in 3-4 giorni la regina le riempie di uova. A questo punto abbiamo una famiglia su 9 telaini, perché abbiamo due fogli ai lati, ormai mezzi tirati, due fogli in mezzo che li facciamo tirare e fanno covata, e un diaframma, quindi famiglie su 9. E arriviamo ai primi di maggio. Normalmente i primi di maggio gli sciami cominciano magari a fare qualche celletta se sono troppo forti. Allora bisogna dare un occhio per vedere se hanno costruzioni reali. I tempi sono diversi rispetto alle famiglie. Le famiglie in genere tendono ad anticipare, perché chiaramente sviluppano prima, quindi tentano ad anticipare l'eventuale allevamento di celle reali. Normalmente se gli sciami vengono tagliati al momento giusto, non fanno celle reali perché la regina trova il suo spazio. Siamo alla fine di aprile, i primi di maggio, quindi andiamo verso la fioritura della caccia, che è la fioritura principale, e quindi la famiglia è ancora in sviluppo e quindi pensa meno a sciamare. Al primi di maggio, quando abbiamo verificato che i due fogli sono tirati e c'hanno su della covata, è il momento di mettere il melario. In teoria sarebbe presto, però è sempre meglio anticipare un po' la situazione, anche se la caccia non è ancora cominciata, mettere il melario. Mentre il melario ci permette di alleggerire di api il nido e quindi ci permette di controllare sotto con più facilità, insomma, meno api ci sono nei favi e più riusciamo a vedere se eventualmente ci sono delle celle reali. Quando parlo di celle reali, magari voi non le avete ancora viste nei favi, però si vedono molto bene, ma le famiglie ne fanno anche poche, 5, 6, 10, però si vedono molto bene, le fanno sui bordi dei telaini e vanno tolte. Può capitare che negli sciami ci sia una regina che non va, magari fa la covata piccola perché ha svernato male, perché non è stata fecondata bene l'anno precedente. Può capitare, no, su tanti sciami qualcuno che non va. In quel momento lì allora conviene, visto che quelle celle reali gli servono per sostituire una regina che non va, perché invece di fare il bel pavo di covata fa delle rosette, allora in quel caso lì si tolgono tutte le celle e gli se nasce, uno se ne nasce una, in maniera che loro spontaneamente nasce la vergine e ammazza la regina vecchia
e avviene una sostituzione naturale, poi la famiglia riparte. Però è un caso un po' particolare, normalmente gli sciami quando vengono consegnati sono già scelti, quindi vanno come il treno. Comincia la caccia, noi diciamo 5-10 maggio. Un attimo prima che comincia la caccia, cosa che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere, e gli apicoltori non lo fanno per questo che ve lo dico, dobbiamo prendere i due fogli laterali, adesso la famiglia è già bella, popolata, siamo già a temperature gradevoli, bisogna prendere i due fogli laterali, che quasi sempre hanno solo un po' di miele e un po' di polline, e ripassarli in mezzo. Questo perché? Perché quando noi andiamo sul raccolto, diciamo la caccia, se i telai laterali non hanno avuto covata, le api li riempiono di miele, con il rischio che poi con il peso e la temperatura questi fogli si allungano, crollano e roviniamo dei favi che poi diventeranno favi da allevamento da fugo e da scartare. Mentre se li passiamo in mezzo, ai lati vanno a finire favi che hanno avuto covata, quindi molto più robusti e quindi in grado anche di sopportare eventuali scorte che le api mettono ai lati. Quelli in mezzo piano piano spostano il miele e, essendo fogli ceri, gli fanno la covata e quindi arriviamo ad avere tutto il nido costruito e che ha avuto covata. Questo è fondamentale perché avendo tutti i favi che hanno avuto covata mantiene la famiglia con lo spazio che desidera, quindi in grado di essere bella sviluppata per tutta la stagione. E siamo arrivati al 5 di maggio. 5 di maggio più o meno comincia la caccia. Io non disdegnerei di comunque di dar sempre, dopo che avete fatto queste operazioni, un occhio sotto, perché può succedere che per qualche motivo, perché piove qualche giorno di troppo, viene voglia alle api di fare le celle, quindi sempre controllare se le vedete e vedete anche la covata, cioè vedete le uova, togliere le celle. Speriamo che facciate un po' di acacia. Per chi non ha melari costruiti è un po' un problema all'inizio, perché i melari hanno tutti i fogli ceri. Normalmente bisognerebbe nei melari stringere i telaini invece di 9 metterne 10, in maniera da creare uno spazio più contenuto fra un foglio e l'altro, in maniera che le api siano invitate a salire e costruire bene, perché altrimenti potrebbero essere tentate di costruire di traverso e creare delle costruzioni non ordinate. Però vedo che i melari a disposizione sono particolari, dove non è possibile stringere e aprire i telaini. Bisognerebbe, quando sarete fortunati di aver già dei favetti costruiti, dare dei melari con almeno 2-3 favetti costruiti in centro che aiutano le api a salire nel melario e poi loro costruiranno tutti i fogli ceri. Se le api non vengono nel melario è perché non c'è una regina che spinge, il motivo è solo quello, cioè se voi leggerete le riviste dove dicono che bisogna spruzzare di zucchero, spruzzare di miele, spruzzare di quello che volete, ma se la regina non spinge le api non vengono sul melario, quindi se non vengono sul melario è solo perché c'è una regina che non va bene. Questo vi serve anche come lezione per gli anni successivi per capire se una regina va bene o no, se va sostituita o no e che ormai è sostituita prendendo da chi è più bravo. Noi smieliamo, finito la caccia, diciamo che i primi di giugno, guardate, vedo a memoria, i primi di giugno viene il tiglio, fate il tiglio, metà giugno è finito il tiglio, dove c'è? Io so già che qualcuno di voi vuole già allungare la fila. Allora, normalmente suggeriamo agli apicoltori che hanno già le api che gli sciametti conviene farli, fine aprile, non in agosto, fine aprile, perché c'è tutta la stagione davanti ed è più semplice. Si possono fare anche subito dopo il tiglio, perché dopo viene il castagno
Se uno decide che vuole allungare la fila, può o dividere la famiglia, che adesso è una famiglia che ha 10 fari che hanno avuto provata, quindi è in grado di sopportare tranquillamente o la sottrazione di 2 bei fari di covata che metterete lì di lato e poi vi comprate una regina o vi fate dare una cella e fate una famiglia nuova, oppure si può addirittura dividerla a metà. Dividendola a metà, chiaramente c'è maggiore probabilità di successo se rinuncia un po' di miele, però uno è in grado, ripartendo con 2 famiglie su 5 in giugno, ripetere la stessa operazione che si è fatta in aprile, solo che in giugno è molto più facile perché ci sono molte api, c'è una buona temperatura e questo permette in poco tempo una famiglia che è su 5 telaini di portarla su 8-9. Chiaramente acquistate una regina, questo permette di accelerare tutti i tempi, rende più semplice l'operazione e anche che dà più successo. E qua stiamo parlando di metà luglio, non oltre, non immaginate di far sciami in luglio, agosto, quello lo lasciate fare ai professionisti, perché gestire una famigliola in quel periodo di mancanza di raccolto, temperature alte, è molto complicato e si rischia di creare un gran pandemonio di saccheggi senza alla fine concludere niente. Questi sono i tempi. Il castagno, quello alto, finisce, se qualcuno le sposta, se qualcuno abita zone alte, finisce metà luglio. Metà luglio è una data fatidica. È la data fatidica che tutti gli apicoltori si devono mettere in testa. È il momento in cui iniziare il blocco della covata. Il blocco della covata cosa serve? Serve per far nascere tutta la covata, un blocco di covata, in maniera da portare fuori dalle scellette la varroa e poterla aggredire ancora in piena stagione con grande efficacia. Però ci sono 2 tipi di blocco che io ho inventato di chiamare attivo e passivo, però qualcuno non l'ha capito bene, continua a chiamare attivo anche il blocco passivo. Qual è il blocco attivo? Il blocco attivo è un blocco della covata in presenza di regina che funziona, mentre un blocco passivo è un blocco di covata fatto con la regina che non è attiva, quindi una regina ingabbiata o una cella reale che dà origine a una vergine. In quel caso lì abbiamo 2 situazioni diverse. Una, c'è una famiglia che ha la regina che continua a deporre, poi vi parleremo di come viene fatto il blocco della covata attivo, mentre l'altro ha una famiglia dove c'è o una regina ingabbiata o una regina vergine. La famiglia ha 2 comportamenti diversi. Dove c'è la regina in deposizione, si difende, rimane attiva, può anche produrre miele, eventualmente nella melata, se ci sarà. Mentre c'è una regina ingabbiata, chiaramente la famiglia va un po' in depressione, se è la vergine ancora di più. Io ci ho provato in 1000 maniere, effettivamente la differenza è abbastanza notevole. Per questo suggeriamo sempre agli apicoltori di fare il blocco attivo, cioè bloccare la covata tenendo la regina isolata su un favo in maniera che covi solo su un favo mentre tutto il resto della covata nasce. Poi questo favo dove va a concentrarsi la varroa viene tolto, la regina è in deposizione, quindi la famiglia non subisce stress da mancanza di ormone, la famiglia continua a deporre nei favi vuoti e nel contempo è possibile fare una buona pulizia della varroa agendo in un periodo di stagione ancora abbastanza buono, avendo davanti almeno 2 mesi prima dell'inverno e lavorando con un numero cospicuo di api, perché noi abbiamo fatto nascere tutta la covata, quindi a parte le api adulte vecchie che muoiono, abbiamo un bel gruppo di api giovani
che sono in grado poi di ripartire con l'allevamento dopo la pulizia da varroa. E stiamo parlando del 15 luglio. Naturalmente se uno fa il blocco il 15 luglio, libera la regina il 5 di agosto, abbiamo davanti due bei turni e mezzo di covata, diciamo 5 di agosto, 25 fine agosto, un altro turno di covata fino al 20 di settembre, un altro mezzo turno fino ai primi di ottobre. Verso i primi, metà ottobre, la famiglia deve cessare la covata. Se voi avete operato bene, gli avete fatto fare un'operazione particolare che è la ripresa, come fosse una ripresa primaverile. Quindi alleva covata con uno slancio che è diverso dalla normale covata estiva, ma alleva covata pensando già all'inverno, alleva un bel numero di api invernali. E dopo, quando ha un bel numero di api invernali, sospende la covata. Quindi se voi operate bene, vi trovate a metà ottobre con le famiglie senza covata. Lasciamo perdere quelle che la tengono, è un argomento che si analizzerà più avanti. Dimmi. Quando dicevi del blocco attivo, parlavi del blocco attivo, ci vuole un telaino apposta? Sì, beh, ma adesso io vi faccio solo la carrellata della stagione, poi gli argomenti lì, ci sono foto, c'è di tutto, io sono andato intanto una carrellata. Tanto per fissarsi in testa, diciamo, le date nell'arco della stagione. Quindi dovremmo arrivare a metà ottobre, dove le famiglie spontaneamente dovrebbero aver sospeso la covata. C'è un'altra data importante, i primi di settembre. Primi di settembre è il momento di iniziare l'alimentazione per le scorte invernali. Allora purtroppo, ho detto, lui che ho visto di Montecchio, ho messo il candito poco prima di Natale, quindi si è ammazzato con le quattro api che aveva nelle cassette a mangiarle il candito. Le scorte vanno fatte dai primi di settembre ai primi di ottobre. In quel periodo lì le famiglie hanno già fatto un cambio di api, quindi sono in grado di immagazzinare tranquillamente 8-10 kg di miele. Noi normalmente diamo 2 kg sul blocco e due pacchi da 4 kg di candito, qualche volta integrati con altri 2 kg di candito. Cioè che noi una volta facevamo l'invernamento con lo sciroppo. Adesso troviamo molto più pratico, più semplice, più tranquillo, si opera di giorno con pacchi enormi di candito. Mentre fare le scorte con lo sciroppo, quello dell'associazione o quello che vi fate voi, 2 a 1 che vi insegneranno come si alimenta, bisogna andare di sera, perché siamo in un periodo in cui non c'è niente fuori, è ancora caldo e quindi le api diventano aggressive quando sentono l'alimentazione e ci sono rischi di saccheggio, rischi che vanno a farsi danno fra di loro, andare a rompere le balle in giro, comprese le famiglie che avete magari vicino dove avete le api. Già nemici ce ne sono, meglio non crearsene di più ancora. Il candito invece si può usare anche di giorno, è molto pratico e permette alla famiglia di farsi le scorte con tranquillità. Scorte belle opercolate, quando parlo di scorte parlo di miele opercolato, adesso voi magari non neanche ve lo immaginate, chi non ha le api, però poi vedrete che c'è miele aperto e miele opercolato. Quando parlo di scorte, di miele opercolato. Quello aperto dura il tempo di un soffio, perché le api lo spostano, se lo mangiano, scompare, mentre quello opercolato è una riserva preziosa che loro rispettano fino a questi giorni. Se voi poi quando cominciate a guardare le api i primi di gennaio, cominciate a trovare davanti un mare di pezzettini di cera, che è l'opercolo del miele immagazzinato, che cominciano a prenderlo dagli angoli dei telaini e portarselo in mezzo, perché hanno cominciato un po' di allevamento di covata e fra un po', andando a febbraio, le allargheranno sempre di più, quindi si portano bello comodo l'alimento opercolato in autunno. Quindi avete capito, è importante dai primi di settembre ai primi di ottobre somministrare abbondante scorte. Non abbiate paura, le api non hanno i denti, quindi non gli viene mal di denti o gli vanno guasti, possono mangiare zucchero in abbondanza senza problemi.
metà ottobre controlliamo la situazione, che normalmente se un'opera bene trova soddisfacente, belle famiglie, scortate bene, e si comincia a pensare al secondo trattamento. Ne abbiamo fatto uno i primi di agosto, quando abbiamo liberato la regina, pensiamo al secondo trattamento, che è il trattamento invernale. Il primo l'abbiamo fatto con lo salico liquido, si può fare tranquillamente d'estate, l'inverno è un po' più problematico, sempre un acido che brucia, brucia la varroa ma brucia anche le api, e quindi è sempre meglio evitarlo. Quindi il trattamento, diciamo, invernale si fa col sublimato. Ci sono 1000 macchinette, abbiamo anche gli inventori di macchinette sempre più nuove, quindi quella è la soluzione. Quando farlo? Normalmente si può fare a metà novembre, metà fine novembre. Le famiglie sono strettine, ma non così strette. È importante, perché lo salico sublimato è un fumetto bianco che dovrebbe in teoria entrare in mezzo alla famiglia, attaccarsi al pelo delle api, dà un bel fastidio alle api, però riesce a bruciare la chitina della varroa, cioè lo scheletro esterno della varroa è molto sensibile a questo acido, e quindi viene scottato e la varroa cade scottata. Se è troppo freddo, la famiglia è impaccata, diciamo, vengono solo le api esterne e riescono a catturare questa polvere, e quindi l'efficacia è leggermente minore. Quindi invece facendolo, diciamo che fino a metà dicembre le famiglie non sono ancora in glomare stretto. Comunque uno può verificare su una giornata che ci sono 10-12 gradi esterni, si può tranquillamente trattare. L'altra volta abbiamo verificato in varie prove che questo salico riscalda la famiglia, e quindi qualche famiglia riparte con la covata. Per cui io suggerisco in genere di fare 3 trattamenti a distanza di 4 giorni. Alle api non succede niente, però diciamo, siamo sicuri che questi 3 trattamenti sono in assenza totale di covata, perché abbiamo verificato. Poi se ne facciamo dei successivi, può succedere che qualche famiglia è partita con la covata, e quindi quel trattamento ha ben poca efficacia, perché se ci sono 10 o 20 varroe, quasi tutte sono sotto la covata. Quindi io ritengo importante fare 3 trattamenti a distanza di 4 giorni. 3 trattamenti in genere riescono ad arrivare quasi a caduta zero. Caduta zero sul vassoio, non mortalità totale della varroa. Vuol dire che quando c'è una caduta 0, 1, 2, vuol dire che la varroa residua ha un numero molto basso, potrebbe essere 2, 5, non lo so, 5, 6. Comunque un numero che l'esperienza ci dice non inficia la stagione successiva. Cioè noi avremo per tutta la stagione successiva le api perfettamente in forma, e ci arriveranno al 15 luglio fatidico della stagione successiva ancora in forma, cioè senza vedere api con le ali rovinate, senza vedere covata che non è a posto, guasta, eccetera, senza vedere che le famiglie cominciano stranamente ad abbandonare i favi laterali restringendosi, che è un segno di malanni che poi vi spiegheranno. Quindi diciamo, il numero teorico fino a 2-3 anni fa dicevano che doveva essere 50, poi noi abbiamo detto che forse era meglio 5, e molto probabilmente se la caduta dopo 3 trattamenti successivi è vicina a zero, è probabile che il numero che rimane è molto basso, e comunque ci garantisce una stagione successiva con la famiglia in forma. Bon, credo che le date necessarie ve le ho dette tutte. Poi se fate come me, che ogni 3 giorni andate a guardare, anche se c'è la brina, perché siete curiosi di vedere cosa è successo,
magari avrete anche la soddisfazione di trovarvi, dopo aver lavorato bene, non 5 orfani su 7, ma magari delle belle famiglie che in gennaio hanno ancora 6-7 bei favi di api. Però se avrete lavorato bene. Ed è importante, perché vuol dire prospettarsi una stagione sicuramente produttiva. Vabbè. Domande? Che fatica a parlare e scrivere. Di 4 giorni, sì. No, no, 3 trattamenti a distanza uno dall'altro di 4 giorni, perché abbiamo visto che per 2-3 giorni vanno a cadere, nonostante poi leggerete che cade anche per 15-20 giorni, però diciamo, bisogna essere un po' cattivi, se uno ha 500 varroe vanno avanti a cadere anche per 20-30 giorni, perché cadono anche di vecchiaia. Invece se sono poche, dopo 3 giorni, al 4 giorno non cade più niente. Quindi magari decadrà qualcuna dopo 10, però siccome alle api il trattamento del sublimato non le irrita, perché mordono e le surriscalda, vabbè, però da un punto di vista fisiologico la famiglia rimane bella integra. Quindi è meglio concentrare i trattamenti e poi lasciarli in pace per tutto l'inverno, che non fare, come qualcuno suggerisce, ogni 20 giorni, ghiaccio o non ghiaccio, di farli i trattamenti, perché c'è sempre il rischio che uno non le guarda dentro, mentre quando si fa il trattamento a fine novembre, dicembre, uno prima le controlla e vede che tutte sono senza covata, mi diranno se qualcuna ha covata come comportarvi, però diciamo in teoria sono tutte senza covata, quindi se voi fate 3 trattamenti di stanza di 4 giorni, diciamo che il terzo trattamento viene dopo 8 giorni, quindi anche se la famiglia avesse qualche uovo non succede niente, la varroa viene colpita completamente, quindi avete la tranquillità senza andare a misurare con lo zucchero, con l'acqua borica, quelli che suggeriscono che vendano gli spagnoli, che vendano i francesi, per vedere il grado di infestazione, avete la certezza, diciamo, matematica, che la famiglia ha un'infestazione bassissima e quindi in grado di passare l'inverno e la stagione successiva senza nessun problema. E se covono dopo, dove lasciamo l'acqua? Come? Se covono dopo? Se può capitare che qualche famiglia cominci a covare, magari riparte con una rosettina e dopo la smette, perché siamo comunque nella fase invernale. Normalmente se stanno bene partono e dopo anche smettono. Sì, mi sono perso qualcosa. 15 luglio, blocco di covata, no? E quindi il motivo che mi sono perso? Il motivo del... Non si sente. Sì, dicevo, il 15 luglio, data fatidica per il blocco di covata, no? Sappiamo che ci piegano 21 giorni per nascere, ma il trattamento va fatto dopo, cioè perché il trattamento va fatto a novembre e non subito dopo? No, sono due, sì. Uno con il gocciolato e uno con... Sì. Allora i trattamenti comunque sono due, cioè uno va fatto subito dopo la liberazione della regina con lo salico liquido. Quindi a fine luglio. Quindi va fatto, se consideriamo i 20-21 giorni, quindi verso il 5-6-7 di agosto. Cioè non è necessario farlo lo stesso giorno, ma si può fare anche dopo 2-3 giorni, quando la famiglia è tranquilla, organizzata e la regina ha ripreso a deporre, perché comunque le varroe non vanno nelle cellette dove c'è l'uovo, vanno dove ci sono le larve, perché sono le larve che sono attrattive per la varroa. Questo è il trattamento estivo, poi quello invernale... Allora, i trattamenti con l'acido formico, io ne ho usato alcuni ettolitri di acido formico con risultati alterni. Effettivamente la varroa cade con l'acido formico,
però non ho mai avuto la certezza della famiglia pulita, per cui l'ho abbandonato per due motivi: per la pericolosità del prodotto e per la non certezza della pulizia. Noi sappiamo che l'acido formico evapora, quindi la sua evaporazione è determinata da temperatura esterna, temperatura interna, umidità dell'aria, sole o non sole. Ci sono talmente tante variabili per cui è difficile stabilire se agisce al 60 o al 90% di pulizia. Poi gli api sono fetenti, dalle nostre parti propolizzano il formico, propolizzano le strisce di apistan, di apivar. Quindi anche se doveste ricorrere alla chimica, state attenti, perché qualche volta le strisce non funzionano, perché le api dopo 2-3 giorni propolizzano tutto, e quindi l'effetto, diciamo, o dell'evaporante o del prodotto chimico che dovrebbe essere ceduto dalla struttura di plastica non c'è più, perché le api propolizzano. E lo fanno anche con il formico, addirittura ci fanno la cupoletta attorno all'evaporatore, quindi voglio dire, e poi per la pericolosità, per cui potendo scegliere sistemi con maggiore certezza e che comunque non richiedono una manipolazione esagerata, diciamo, perché trovare la regina sul suo favo e isolarla in griglia non è una manipolazione, cioè è possibile a tutti, direi che ci permette di avere una regina salva e quel formico più di qualcuno salta. Poi vi insegneranno che si può addirittura cambiare la regina durante il blocco, e comunque abbiamo una regina che riprende la deposizione e possiamo fare un trattamento che sicuramente con lo salico liquido arriva all'80-90% con certezza assoluta, quindi rispetto al formico. Lo dico perché ne ho usato un mare, quindi so come funziona. Un po' corrode anche. Sì, a parte che si va bucato tutte le reti delle casse, è fatto un casino in canale. Quello è un problema secondario. Le parti in acciaio, le oltre in acciaio di alluminio. Si pone barite del timone? Sì, sono sistemi che sono semplici, diciamo, sempre costosi comunque. Dove bisogna stare attenti alla propolizzazione, bisogna stare attenti al periodo. Fatto con il mio amico che ha fatto il piastrino e le api sono scappate insieme agli alberi, quindi bisogna stare attenti. Funziona, però c'è sempre il dubbio. Quando abbiamo visto la marò caduta, abbiamo il dubbio su quella che rimane. Perché che cada tanta varroa con qualunque trattamento non significa niente, significa solo che ce n'era tanta nell'alveare. Mentre è importante a un certo punto della stagione avere la quasi certezza che ne è rimasta pochissima. E solo con alcuni sistemi si ha questa certezza. Per carità, dopo se uno vuole usare o provare, qualcuno ci ha rimesso anche le api. Gocciolato, è possibile che le si indeboliscono e si vanno ad annegare nello sciroppo quando uno va a nutrire? Poi allora, il gocciolato è fetente perché è un acido fortissimo, dà comunque una bella botta alla famiglia, soprattutto le api vecchie, e soprattutto se la famiglia è fortemente infestata. Addirittura una famiglia fortemente infestata rischia di collassare totalmente, perché non riesce a metabolizzare, diciamo, sto prodotto tremendamente forte che gli viene sul corpo, e quindi la famiglia cala fortissimo. Si può vedere dall'esperienza che una famiglia poco infestata cala quasi niente, quindi è in grado di ripartire con 4-5 favi di covata senza nessun problema. Anzi, bisogna tenerla stretta, perché altrimenti allarga troppo di covata, e parliamo di agosto, insomma. Quindi il fatto che annegano nel nutritore, ci sono tanti motivi: possono annegare perché sono deboli, perché stanno poco bene, possono annegare perché non c'è la rete. Quindi è importante che i nutritori abbiano una bella rete uno per uno di plastica infilata da cima in fondo, in maniera che le api possano tranquillamente aggrapparsi senza scivolare
nelle pareti. Il nutritore in genere ci mette quarti, ci mette una fettina di rete che fa schifo e che si affloscia proprio come la carta, e quindi aiuta pochissimo le api. C'è della rete da edilizia, non da edilizia, una rete che vendono materiale edile, che è di plastica alta 81 metro, che fa i quadri uno per uno, che è abbastanza rigida ma non troppo, e si può infilare piegandola a zig zag dentro il nutritore. In quella rete lì le api riescono ad arrampicarsi, non scivolano, non si annegano, perché un centimetro è un passo d'ape, diciamo, quindi riesce ad aggrapparsi senza problemi, e quindi anche se la famiglia è piccola, se non sta male, riesce ad alimentarsi senza problemi. Scusa, viene spontaneo a chiedersi perché non fanno sublimato anche ad agosto, all'inizio di cucciolà? Abbiamo fatto tante volte. Diciamo che il gocciolato ha un'ottima efficacia in quel periodo e si può fare. È molto più comodo, si può fare appena con i guanti, ma appena, senza maschera. Il sublimato fatto con una maschera buona, perché non è così gradevole da respirare. E comunque il sublimato funziona meglio a basse temperature, cioè non bassissime, basse temperature, e magari se è umido, cioè se c'è l'umidità esterna. D'estate ce n'è molto meno che in novembre di umidità, perché poi quei cristallini sottilissimi che si attaccano al pelo delle api, diciamo, devono da solido tornare un microfilm liquido attraverso l'umidità e tornare acido salico, che agisce, brucia un po' le api, ma agisce sulla baroa che è attaccata sulle schiene delle api. Era proprio una curiosità. Come? No, era una curiosità. Dico. Sì, no, ma c'è anche un motivo, dopo tante prove, insomma, no. Siamo arrivati a dicembre, gennaio, febbraio, marzo, per tornare ad aprile. Sì. Allora, per tornare ad aprile, normalmente quando uno ha fatto la sua pulizia invernale, se le ha scortate bene, non deve avere pensieri, non deve dare il bandito, ma è freddo, gli do da mangiare, no, non deve dare niente, deve dare prima, perché dare da mangiare durante l'inverno vuol dire prolungare l'allevamento della covata, vuol dire allungare l'allevamento della varroa. Se noi facciamo due turni di più di covata, anche se 10 cm, vuol dire raddoppiare due volte la varroa, quindi se ne sono 10, dopo un turno diventano, se sono 5, dopo un turno diventano 10, dopo un altro turno diventano 20. Quindi noi partiamo in primavera non più con 5 varroe, ma partiamo con 20, e già ce ne accorgiamo a giugno, perché comincia a nascere qualche ape senza ali, cioè vuol dire che il virus particolare delle api disgraziate comincia a intervenire sulle famiglie. In quel momento lì la famiglia è a rischio, perché non tanto per il numero di varroa, ma quanto per il virus, perché un numero leggermente crescente di varroa, pungendo le api, trasmette questo virus. Poi le api se lo trasmettono fra di loro e diventa una roba paurosa. Quindi non alimentare d'inverno vuol dire anche questo, non spingere le api ad elevare covata. Poi non ha senso, perché si fanno lavorare le api invernali in un periodo sbagliato, quando non c'è polline. Si rischia di arrivare in febbraio con le api invernali già spompate, mentre è meglio che partano adesso a metà febbraio di birra, con tutte le loro energie ad allevare covata. Le giornate sono più lunghe, possono trovare capolline esternamente, possono trovare acqua, e quindi ripartire con un allevamento più corposo, che non quelle rosettine che fanno d'inverno, dove non c'è un ricambio uno a uno, ma molto meno. Quindi sono più le api che muoiono dalla fatica ad allevare quel po' di covata, che non le api giovani che le sostituiscono, che le famiglie va a calare. Fino a fine marzo si lasciano fare? No, fino a metà febbraio. C'è l'intervento di emergenza, chiaramente può succedere che uno, perché ha sbagliato l'invernamento, perché le va a controllare adesso dopo a Befana a metà gennaio, vede che una famiglia è senza da mangiare,
o ha un bel favo di miele da mettergli in mezzo proprio perché l'ha avanzato, perché ce n'è una che è molto pesante e quindi può dare un favo di miele, oppure gli mette un pacco di candito sopra. Però da emergenza il candito va messo dopo metà febbraio. Quello è il momento giusto in cui la famiglia lo utilizza in pieno, utilizzando bene l'alimentazione e anche le api invernali, perché quelle hanno la vita di 6 mesi, però se noi le accucciamo facendole lavorare prima, chiaramente muoiono prima e quindi il volume di covata allevato è minore. Ah certo, il nido, i favi, soprattutto qui da nido, sono preziosi. Se uno per caso ha la fortuna di stare in zone, abitare in zone come si dice anche quest'autunno, dove le api lavorano un po' sulla melata, sull'edera, qualche bel favo di miele e tenerlo di scorta sempre. E comunque diciamo sarà molto fatica aver favi da nido da smielare. Siamo in annate in cui appena che si riesce a fare un po' di miele, poi bisogna sempre stare con l'occhio sopra e vedere se le famiglie hanno da mangiare o no. L'anno scorso abbiamo dovuto alimentarle in maggio, in giugno, in luglio, quindi anche se uno vede i fiori, anche se uno vede che le api portano il polline, che quello lo trovano sempre, controllare che abbiano cibo, e se no si interviene col candito, si interviene con lo sciroppo. Il candito è semplicissimo, uno ce l'ha sempre dietro nella macchina quando va a guardarsi le sue api e vede che non hanno così tanto, tac, glielo metto sopra, non è niente di perso. Ma per conservare il favo di miele da nido, basta tenerlo in un candito? Sì, su una cassettina normale. Sì, ma sennò dentro anche le formiche, vanno i topi, i topolini. Perché c'è anche un po' di polline, quindi chiama un po' di bestie. Io ho messo su un frigo vecchio. Sì, va bene. Sì. Prima diceva che dando il candito, le api fanno miele e lo percolano. Sì, sì. A partire dal candito lo fanno miele. Sì, loro lo trasformano, no? Il candito normalmente è maggior parte è saccarosio. E quindi loro spaccano la molecola di saccarosio, spaccano la molecola di saccarosio, dividono in glucosio e fruttosio, ci aggiungono un po' di acqua, perché le due molecole hanno più acqua delle molecole di saccarosio, e quando hanno fatto questa inversione, quando è completa, lo fanno con l'invertasi, con il loro enzima, e ha raggiunto l'umidità giusta, 18, 17, lo percolano. Può ripetere questa cosa? Partono dal saccarosio? Sì, normalmente il candito, la maggior parte del candito è saccarosio. Sì. Saccarosio. Come l'alimentazione che si fa normalmente con l'acqua e il zucchero. Le api rompono le molecole del saccarosio e le dividono in glucosio e fruttosio attraverso l'invertasi e ci aggiungono un po' di acqua. E per cui per esempio il candito lo percolano abbastanza in fretta perché diciamo è già una pasta che non ha tanta acqua, in più ha bisogno di acqua per l'inversione, quindi dopo qualche giorno, quando il candito è stato mangiato, viene percolato. Le tengono una parte liquida che è quella che gli serve per alimentare la covata e preparare le api invernali. Ma quindi in teoria è possibile ottenere miele a partire dal candito, quindi io potrei lasciare fare la caccia? No, adesso miele, bisogna intendersi. Il miele è quello che viene dai fiori, questa qua è alimentazione che viene trasformata dalle api e resa conservabile nel tempo, quindi non è, lo possiamo chiamare miele perché lo vediamo percolato, però in realtà è un zucchero trasformato dalle api, è solo zucchero trasformato dalle api, ma non è miele, quando noi per miele intendiamo il nettare dei fiori che le api trasformano. Ci teniamo bene che il nettare dei fiori, l'80% è saccarosio. Quindi fanno la stessa operazione che fanno con il nettare dei fiori, solo che quello è ricco di polline, è ricco di aromi naturali, e comunque è un prodotto che viene, tale per cui il miele ha significato chiamarlo miele. Diciamo che i cinesi fanno la stessa operazione, però la fanno nella cisterna, cioè prendono zucchero
li mettono in libertà, si fanno glucosio e fruttosio e poi ci mettono i colori, gli aromi e il polline e poi ce lo vendono a noi stupidotti europei per miele, insomma. Si potrebbe anche, se io ho visto tanti favi evaporati con miele, dargli qui il posto del... Ah certo, ma io ti parlo di alimentazione perché so per esperienza che tanti favi o percolati di miele sarà ben fatica Giuliano. C'erano una volta quando c'era la venata di Metecalfa, cioè parliamo dal 90 al 2003, 13 anni di Metecalfa che voi non avete conosciuto e forse purtroppo non conoscerete. Allora quella, in quel caso lì le famiglie lavoravano a miele fino a tutto settembre e uno si trovava la famiglia con 4, 5, 6 favi tutti opercolati fino in fondo, quello era miele di Bellata che si poteva conservare e poi riutilizzare in primavera dopo. Però quello è un fenomeno che qui da noi si verifica in Polesine perché ci sono un mare di cocciniglie nuove che si sono piantate nelle piante lungo i corsi d'acqua e lì riescono a fare una melata chiara che va avanti fino a settembre. Però qua da noi per ora purtroppo siamo disgraziatamente senza risorse né tariffe per 360 giorni all'anno, 350. E per motivo di neonicotinoidi, cioè il problema chiaramente questi parassiti delle piante davano fastidio, quindi se usato neonicotinoidi in abbondanza adesso li hanno vietati, però nel tempo hanno fatto un mare di danni alle api, insomma, e alle regine. Però è una storia che voi forse studierete nei libri, voi giovani, purtroppo. Ma mi può spiegare meglio la differenza tra il miele, ma anche da un punto di vista delle sostanze che ci sono dentro, che deriva dal candito, o il miele che deriva dal nettare? E se un bravo agricoltore riesce ma, a distinguerlo? Cioè, come si distingue? Sul bravo è un po' fatica. Perché no, noi nel tempo, guardi, allora l'operazione è la stessa. L'operazione che fa l'ape è la stessa. La differenza è che quello che chiamiamo miele di scorte, che deriva dallo zucchero, è un prodotto praticamente neutro. Dentro non c'è niente. E difatti si presta benissimo per l'invernamento. Io 40 anni fa, 30, 35 anni fa, mettevo le api in una cella frigorifera fine novembre, poi le tiravo fuori a metà febbraio, le tenevo a 3 gradi e rimanevano praticamente 3 mesi senza volare, senza nessun problema, senza sporcare le casse, perché le alimentavo a zucchero, loro trasformano lo zucchero in questo prodotto che è glucosio e fruttosio, senza polline, senza ife, senza tutti quei prodotti che le api trovano sui fiori e che derivano dal fiore, derivano dall'ambiente, e quindi mangiavano un prodotto praticamente puro e riuscivano tranquillamente a rimanere in una cella frigorifera per 3 mesi senza nessun problema. E quello era un miele, diciamo, fra virgolette, derivato dallo zucchero. Il miele invece che loro producono, che portano nel melario, è sempre un derivato dello zucchero, però deriva dai fiori, e nei fiori oltre a trovare il miele trovano le vitamine, trovano i pollini, quindi trovano le proteine, trovano gli aromi, trovano le muffe, le ife, cioè tutto quel complesso, i sali minerali, tutto quel complesso che dà il valore al miele perché ha dentro tutte queste sostanze, quindi chiaramente che è totalmente diverso da quello che loro trasformano dopo la nostra alimentazione. Normalmente di quel prodotto lì è ben difficile ne va a finire nel miele, perché noi gli apicoltori normalmente sono un po' strettini di mano, quindi non è che danno così tanta alimentazione per dire poi magari mi fanno il melario. Normalmente quello che uno somministra o diventa covata o diventa scorte, che dopo diventeranno covate, quindi viene praticamente tutto mangiato dalle api. Mentre per produrre il miele ci vuole un'abbondanza particolare, cioè ci vuole un'importazione dall'esterno, in maniera che le api in parte la mangiano per la covata, in parte la mangiano per tenersi le scorte, e il surplus
lo portano nel melario e quello è il miele che poi noi andiamo a togliere, che non ha niente a che fare con l'alimentazione. L'alimentazione è tutta una tecnica, da una parte per tenere le famiglie vive, dall'altra per spingerle a crescere più velocemente se la natura non è generosa. Come distinguere i due? Non è così... Allora, beh, da un punto di vista del sapore, per gioco, io credo che più volte ho fatto assaggiare del miele derivato dall'alimentazione a qualcuno che lo confezionava e l'ha trovato molto gradevole. Perché? Perché passando attraverso lo stomaco delle api, passando attraverso la cera, prendendo l'inquinamento del polline e degli odori dell'alveare, anche questo prodotto alla fine non assomiglia più allo zucchero, ma assomiglia a un qualcosa di dolce dal sapore gradevole, però che non ha niente a che fare con il miele, insomma. Altrimenti sarebbe facile. C'era qualcuno ai miei tempi che pensava, portando le api sul rododendro, fare il miele di rododendro alimentandole, però non si riesce. Cioè, il miele deve venire da un'abbondanza particolare, d'altra parte le api portano dentro 10 litri di prodotto in un giorno se c'è importazione, quindi che è impensabile attraverso l'alimentazione. No, ma io ho pensato al contrario in realtà. No, una domanda un po' così, per me che ne parlo. Che le api, no, se avessero la possibilità di nutrirsi con il miele, cioè quello che fanno loro, no? Quello col nettare, cioè, beh, quello se si l'ideale. Facesse un esperimento, sarebbero più forti, voglio dire, rispetto a quelle dipende. Che vengono, cioè una domanda sì, dipende. Allora, se riescono a svernare su un buon miele di acacia, allora in quel caso il miele per loro è un ottimo prodotto. Ma se dovessero svernare per esempio sul miele di edra, che è un miele buonissimo, profumatissimo, che però poi cristallizza e diventa così duro che non riescono neanche a scioglierlo e muoiono di fame con i favi di miele. Oppure se dovessero svernare solo con la melata, come c'era ai nostri tempi, e magari fa un mese e mezzo senza poter volare, sporcano di tutta la famiglia di deiezioni, perché la melata non è un miele di fiore, è un miele che loro raccolgono dalle escrezioni che fanno o le farfalline o le cocciniglie o gli afidi. Queste escrezioni non sono neanche escrezioni. Comunque questa sostanza è ricca di sali minerali, è ricca di prodotti che derivano dalla linfa delle piante, è ricca di muffe e di ife che derivano dalle foglie, perché loro le raccolgono sulle foglie. E quindi quando la vanno a mangiare, non solo, ma non è solo glucosio e fruttosio, ma ha molti zuccheri complessi. Quindi quando loro la vanno a mangiare, digeriscono il glucosio e il fruttosio e devono scaricare tutti i prodotti che ci sono in più dentro questo miele. Per cui, se la famiglia non riesce a volare, questo miele diventa dannoso per le api, perché scaricano dentro, sporcano i favi, sporcano la cassetta, si sporcano fra di loro e poi la famiglia collassa. Quindi alcuni tipi di mieli sono ottimi per lo svernamento, altri tipi di mieli non sono buoni, oppure sono parzialmente buoni, per cui è molto meglio che le api svernino mangiando sciroppo invertito. Dopo va bene il miele, chiaramente, però per lo svernamento, per passare l'inverno, è meglio avere un prodotto il più pulito possibile. È semplice, però bisogna entrare nell'ordine delle idee di come si alimenta l'ape rispetto alla stagione. Insomma, chiaramente se deve allevare covata, avere del buon miele rispetto a uno sciroppo di zucchero è molto più importante, è molto più efficace. Diciamo che un'importazione vedrete in primavera di mezzo bicchiere di nettare i primi di aprile fa esplodere la famiglia molto più che gli diate 4-5 litri di sciroppo.
perché è quello che viene da fuori, ha uno stimolo, ha un'efficacia sulla salute delle api che è molto incomparabile rispetto all'alimentazione, chiaramente. Insomma. È una bella idea. Cioè, normalmente le api, se noi non togliamo il miele, potrebbero anche non morire mai di fame, perché se una famiglia è buona che arriva a fare 30, 40, 50 kg di miele, chiaramente se uno glielo lascia ne ha più che sufficienza per superare i periodi critici e anche superare l'inverno. Poi è difficile gestirla, perché una famiglia con tante scorte di miele fa un allevamento molto forte di api, poi le api sanno misurare anche le loro scorte e quindi si preparano per tempo a scappare. Quindi è come le famiglie selvatiche, no? Normalmente riescono ad accumulare grandi quantità di miele e poi si amano molto per tempo e anche risiamano più volte, insomma. Ma non sono selvatiche, sono quegli sciami che sono scappati dal controllo del nostro presidente, che non è riuscito a prenderli, e si sono infilati in qualche buco. E queste sono le famiglie che sono sopravvissute a livello selvatico. No, altrimenti non, diciamo, sia per l'alimentazione sia per la varroa hanno grosse difficoltà. Ho visto da Dennis le foto di uno sciame su un castagno, lì c'erano delle fette di miele, credo che erano lunghe un metro, però lì c'era anche del miele sicuramente vecchio che si era accumulato negli anni, che le famiglie sciamando non avevano consumato e quindi avevano solo aggiunto, però sono casi particolari. Insomma, l'altro anno c'è stata una stagione di acacia formidabile, che una famiglia buona poteva tranquillamente accumulare decine di chili di miele senza problemi, anche sull'albero, anche dentro l'albero, insomma. Hai spiegato perché sciamano, perché hanno la tendenza a sciamare prima che vengano a cura? Ma le famiglie? Sì, o sì, le famiglie, perché le sciamano? Beh, comunque si può fare una postilla, cioè la tendenza a sciamare le famiglie a tante origini. Allora, innanzitutto una famiglia di api in primavera è come i rassotti che vanno in balera. A sera non c'è dentro nessuno, hanno voglia di andare fuori e quindi loro sono uguali. Quindi è un fatto naturale, spontaneo, e l'unica maniera con cui le api si riproducono, cioè attraverso la sciamatura. Poi ci sono altri motivi che le favoriscono, per esempio non avere spazio, essere in anticipo nello sviluppo rispetto alla stagione, per cui poi l'apicoltore impara a togliere un po' di api, un po' di covate, in maniera da ridurre la popolazione, in maniera che arrivino alla fioritura della caccia, che è quella principale, ben popolate le famiglie, ma non esagerate, perché altrimenti è difficile condurle. Si amano anche perché gli apicoltori fanno un'operazione, diciamo, all'inverso di quella che bisognerebbe fare, cioè tengono gli sciami e riproducono all'interno del loro apiario una caratteristica negativa delle api, che è quella di sciamare. Ripetendo l'operazione ogni anno, selezionano delle api che sono tendenzialmente sciamatrici. Per contrastare questo devono imparare a guardare e riprodurre, non è il vostro caso quest'anno, ma nei prossimi anni, a riprodurre le famiglie che hanno minore tendenza a sciamare, quelle che fanno comunque più miele, che hanno un buon sviluppo, che però hanno minor tendenza a sciamare, e casomai servirsi di qualche regina esterna per confrontarle con le proprie e nel contempo verificare chi è più in grado di rimanere dentro l'alveare. Normalmente consideriamo positive le regine, non quelle che non fanno le celle, perché una regina che non fa le celle vuol dire che è piccolina, la famiglia è piccola, è ancora in crescita e magari non produrrà. Ma consideriamo buone le regine
che pur avendo le celle non scappano, cioè quelle regine che aspettano l'apicoltore che venga a spaccare le celle. Quindi vuol dire che queste fanno le celle perché le api vogliono sciamare, per loro la regina non vuole sciamare, non vuole partire. Quelle sono buone regine perché permettono all'apicoltore di intervenire, togliere le celle e quindi mantenere la continuità di produzione. Quando una famiglia si ama, poeticamente è una cosa bellissima, però una gran rompitura che se vanno su a 30 metri si rischia l'osso del collo per prendere uno sciame, la famiglia rimane senza api, magari rischia anche di andare orfana oppure di risciamare più volte finché si riduce a un pugno di api, perché poi quando si innesca la sciamatura, se c'è importazione, le api si tranquillizzano, cominciano a lavorare e non ci sono problemi. Però se non c'è importazione, la febbre sciamatoria continua e le api continuano a sciamare, svuotando le cassette, creando un miriade di sciamettini, tutti difficili da tirare avanti e da far sopravvivere e da arrivare alla stagione successiva. Portano un mare di lavoro e si ha anche una qualità scadente, perché chiaramente se uno continua negli anni a tenere le proprie regine che si sono riprodotte con sciamatura, ha selezionato un'ape che si chiama, non un'ape da miele. Hai detto che c'è la possibilità di sostituire la regina, ma una volta che io prendo, tolgo la regina sciamatrice, chiamiamoli così, e metto la, le riconoscono come tale le api o c'è un procedimento? Beh, c'è tutto un sistema, c'è la gabbietta, no? Vengono vendute con le gabbiette, sì. Quindi quando lei c'è la gabbietta, toglie la regina, aspetta magari una giornata e poi ci mette la gabbietta ha il suo candito, quindi le api rosicchiano il candito e dopo 3-4 giorni, non prima, sono in grado di accettare perché l'hanno leccata, esatto, la regina nuova, e questa riparte con la produzione. Chiaramente poi passa una stagione per verificare. Però l'apicoltura è un allevamento proiettato nel futuro, non è che dall'oggi al domani, insomma. Quindi gli errori fatti adesso si pagano l'anno dopo, le cose fatte bene l'anno prima danno risultati l'anno dopo. Sì, perché dicevo che deve essere riconosciuta come tale la, sì, sì, beh, la, ma famiglia, altrimenti le gabbiette sono fatte apposta per permettere un contatto non diretto api e regina, in maniera che ne prendano l'ormone e quindi le riconoscono nel tempo come loro regina. Quindi ha detto di far arrivare più o meno la raccolta della caccia una famiglia che non sia troppo numerosa ma che sia buona, cioè più o meno? Beh, una famiglia deve arrivare su 8 favi di covata non già nati, cioè 8 favi di covata che sono lì che stanno per nascere, perché sono proprio tutte quelle api giovani che nascono sulla caccia che poi vengono su due melari senza nessun problema. Tra l'altro sulla caccia, se la caccia è buona, lavorano anche api molto giovani, per cui arrivare con api troppo vecchie, cioè con tante api vecchie, vuol dire arrivare con una famiglia che sente la febbre sciamatoria e lavora molto meno. Addirittura ci sono ho visto delle famiglie sciamatrici che morivano di fame sulla caccia solo per la febbre sciamatoria quando le altre lavoravano. Quindi è un grosso problema la febbre sciamatoria, da cercare tra le famiglie belle ma non esagerate. Come si fa a produrre esattamente lo sciroppo? Il procedimento ha fatto a caldo, a freddo? No. Allora, se lo compri è già fatto. Se te lo fai tu, allora lo zucchero è bollito, ribollito, passato quella calce, quell'acido solforico, quindi è sterile. L'acqua del rubinetto, quella che bevi anche tu, è sterile, quindi non serve bollire niente. Se tu fai il sciroppo uno a uno, si odia facilmente. Se lo fai in autunno 2-1, come vi insegneranno, ci vuole acqua bella calda, in maniera che lo zucchero si sciolga molto bene, si fa una soluzione bella satura che le api prendono con una buona velocità e che poi piazzano nei favi attorno alla covata per farsi le scorte. Però non,
serve l'acqua calda solo se uno fa sciroppo 2-1, perché altrimenti la soluzione satura e non si riesce a sciogliere. Non bisogna aggiungere qualcosa, tipo succo di limone o aceto? Ma quelle sono suggestioni che non è che servono granché, no. Cioè le api sono già dotate dei mezzi per trasformare lo zucchero, il saccarosio in zuccheri semplici, quindi non... Aceto, probabilmente aceto. Vado alla varroa, ho sentito che piantare del pino intorno alle casette aiuta, e anche sfruttare dell'olio essenziale di pino attraverso l'affumicatore con il vapore, oppure da sotto proprio per l'evaporazione. È attendibile questa cosa? Ma poi nell'introduzione ho già detto, ma voi, cioè lei è libera, siete liberi di ascoltare tutte le campane, e ce ne sono tante, se fate il giro anche dalle riviste. Dopo però, secondo me, conviene, come avevo già detto, riferirvi a quello che vi insegna l'associazione. Quindi è inutile che io le dica che funziona o non funziona, che una cioè come la polvere di conchiglie, insomma, si scrive sui giornalini, però fa un po' da ridere. Ma io intendevo non come sostituzione ai trattamenti che si fanno abitualmente, ma se potesse essere di aiuto questa cosa. Ma non lo so, guarda, io l'olio di timo lo uso per scacciare le api. Cioè lo metto nel furgone, lo metto sui portoni del capannone, lo metto nel telo con cui copro i melari, perché è un repellente per le api. Quindi se uno gli fa le affumicate con l'olio di timo, se magari esagera, scappano anche fuori, per dire, insomma, non lo so. Non lo sapevo che era Noi ridiamo perché sappiamo cosa succede in Italia. Cioè le api poverine sono oggetto delle cose più strane. C'era il carissimo Bonato che lui usava l'acqua ragia, faceva di quei profumi di acqua ragia, che va detto che c'erano le varroe che si infilavano, scappavano e si infilavano fra il coprifavo e il bordo della cassa. Dico, sa che le api dove scappavano, se le varroe riuscivano a scappavano e pigliarsi lì dentro. Se vada disperati uno prova di tutto, però per quanto riguarda la varroa non siamo più così disperati, insomma, finché lo salico funziona abbiamo un ottimo mezzo, senza inquinare il miele, senza andare sulla chimica, cioè è possibile, quindi finché ce l'abbiamo, finché la varroa... Quando la varroa farà la doppia scorza, farà la scorza ignifuga, non lo so, non si scuoterà più, e allora troveremo qualcos'altro. Fenomeni di resistenza della varroa, tipo fenomeni di resistenza. Appunto, vi sta appunto dicendo, per ora, per quanto riguarda lo salico, almeno in giro per il mondo sembra che non ci sia resistenza. Lo salico ha il vantaggio che è un prodotto naturale e che si può ripetere tante volte, cioè se tu gli fai il birlane, che è un prodotto chimico tremendo, non è che puoi farglielo a gogò perché rimani senza api, senza regina, senza covata, che è un prodotto chimico, quindi lo salico, insomma, no, lo si può fare senza grossi problemi, però io aspetto che la ricerca trovi qualcosa che ammassa la varroa, o che la indebolisce, o che la stordisce, o che non riconosce più la covata, non lo so. Aspetto. Posso? Ma mi domandavo una cosa rispetto a queste api regine a cui piace sciamare. Mm-hmm. Ma non è che magari è un tentativo? Che sta facendo? Perché lei prima diceva che gli sciami naturali sono destinati a morire o per la varroa o per l'alimentazione. Mm-hmm. Ma non è che nella natura ci sia anche questa forza? Che sia quasi un tentativo di scappare dalla varroa. No, di farcela da sole, di ritornare. Ah, di tornare allo stato selvaggio. No, di essere autonome, di essere autonomi. Di essere immuni. Sì, ma infatti le api. Cioè noi non è che le abbiamo domesticate le api, no. Le api sono un'entità
tuttora uguale a un milione di anni fa. Tentativo no? Di farcela. No, loro normalmente fino a qualche anno fa ce l'avrebbero anche fatta, quando i prati non erano tagliati sei volte con rotante ma tagliati a mano, quando non c'erano i diserbi che ci sono adesso, il frumento era pieno di papaveri e di fiordalisi, voi non avrete più l'occasione di vedere il miele di fiordaliso, per dire, mentre io l'ho visto e assaggiato, cioè c'era nell'arco delle stagioni così tante possibilità, e anche una famiglia tenuta da mio padre che ne sapeva 4 o un H di api poteva tranquillamente sopravvivere, e in primavera si amava tranquilla, insomma. Anche con le varole? No, quando c'era mio padre non c'era le varole, al massimo ne morivano 2 o 3 di fame, però poi con lo sciame le famiglie morte di fame veniva integrata immediatamente. C'è un tentativo di dialogo con gli agricoltori a livelli alti? Con gli agricoltori? Ai. No, sono delle domande che mi vengono. Cioè, tu parli di agricoltori, devi parlare di Bayer, Monsanto, quello è il livello più alto. Ma contro il Bayer? Sì, lo so che può sembrare una domanda sciocca, però... Non credere che non abbiamo tentato di contatti con politici... Ah, quindi avete tentato... Grazie a Zaia qualcosa è stato fatto, è stato migliorato, perché abbiamo avuto dei contatti, però... E la Bayer o altre. Comunque adesso la situazione è molto migliore di 8-10 anni fa. Quando sono usciti i neonicotinoidi, moriva covata, morivano regine, le api saltavano, le famiglie si spopolavano in maniera paurosa, quindi bisognava continuare a scappare con le api, non a produrre. Adesso si sono accorti che i neonicotinoidi, visto che vanno a fissarsi nei grassi, prima si fissano nei grassi delle api, le api danno il grasso alla regina, la regina muore, e si sono accorti che si fissano anche nei grassi delle persone, quindi vanno ad accumularsi anche nel grasso del fegato delle persone, quindi piano piano, adesso ormai siamo arrivati che hanno bloccato anche il tau flavoinate, che è quello che viene dopo i neonicotinoidi. Sono tutti pesticidi potentissimi, cioè sono pesticidi che agiscono a livello neurologico delle api, le disorientano quando sono leggeri, quando sono forti addirittura hanno un effetto fisico, quindi muore la covata, muoiono le api in maniera rigida. Se è un effetto leggero le api si disorientano, quindi le famiglie si svuotano senza mortalità davanti. Però parliamo di dosi subletali, quindi quantità infinitesimali, parliamo di 4-5 ppb, insomma, quindi quantità. Tra l'altro adesso si trovano anche nel miele, e ne hanno usati così tanti che le api sono riuscite a sopravvivere a questi veleni e a portarli nel nido e rifilarli anche nel miele, come è successo e sta succedendo purtroppo anche col glifosato, usato e strausato dagli agricoli, perché certo fa una bella pulizia, però si è accumulato sul terreno, si è accumulato nell'acqua, si è accumulato nelle piante che bevono l'acqua, e quindi le api se lo portano a casa. Ma questo dialogo sta continuando? Voi state in qualche modo lottando? Ah beh, è un dialogo, sai, non è Davide contro Golia, ma è un moscerino contro Golia, quindi capirai. No? Comunque, piano piano a livello di stati si sono accorti che non, le case che producevano questi prodotti non davano nelle loro prove garanzie di trasparenza, perché se tu porti le prove fatte dai tuoi ingegneri, chiaramente sono prove poco affidabili. Tornando all'alimentazione, dicevamo da metà febbraio, cioè volevo capire quando darlo è meglio darlo assolutamente, quando è meglio non darlo, sì. E quando è meglio dare candito piuttosto che, oppure meglio sempre. Beh, diciamo, se tu cominci l'alimentazione a far partire la famiglia, parliamo di metà febbraio, no? Quindi metà febbraio non si dà liquido perché ci sono le api invernali, bisogna rispettarle. Quando la famiglia comincia a fare le api nuove, quindi andiamo verso fine marzo, allora è possibile dare alimentazione liquida. In quel momento lì abbiamo già le api nuove, e quindi sono quelle che riescono tranquillamente a gestire l'alimentazione liquida, non tanta,
perché rischia di far condensa, di tenere gonfie e quindi di ammalarsi di enosema, però si può dare senza problemi, la famiglia cresce. Cioè noi dobbiamo darla finché cresce e riesce ad arrivare ai 9 tagli? No, si può dare candito fino a che la famiglia è su 5-6, quindi arriviamo a fine marzo. Dopo si può dare il liquido, chiaramente dovendo sempre ogni anno dare almeno un paio di follicelli. Quando si danno i follicelli è sempre conveniente dare assieme, che ne dica il tempo, dare sempre alimentazione, così le api comunque quella botta di zucchero che prendono tirano parte della cera del foglio e dopo piano piano lo completano, intanto l'argina ci depone le uova e in un certo numero di giorni costruiscono le cellette man mano che le larve cominciano a crescere. Quindi è meglio sempre alimentare. Sempre alimentare, non bisogna essere avari. Sapete, è avaro, avaro, non fu mai ricco, quindi... No, no, magari pensavo nel momento in cui abbiamo i melari che hanno... Quando c'è il melario, un altro discorso, il melario si mette quando in vista del raccolto. Sto pensando a tutto l'anno, cioè partiamo da metà febbraio, il candito per farle partire fino a marzo, da fine marzo, finché possiamo dare anche di più. Cioè, sì. Poi arriviamo per andare avanti fino alla fine dell'anno e tornare indietro, perché c'è il ciclo... Diciamo, poi ve lo spiegheranno, ci sono dei momenti in cui bisogna intervenire, per esempio l'anno scorso si è intervenuti durante la fioritura della caccia, perché le api morivano di fame. Sì, no, dico, è un caso particolare, però può capitare che hanno fame in giugno, perché è capitato che ha fatto dei mesi di giugno totalmente piovosi, quindi le api sopportano, la famiglia è piena per una settimana e mezza, due, però dopo bisogna guardare dentro e intervenire, insomma melario o non melario, bisogna alimentare. Sempre a sciamare, è soggettiva però ogni famiglia, non è che ci sia un periodo per il periodo è quello che ho detto, no, da fine aprile fino all'8-10 maggio. Quando se una famiglia arriva a lavorare sulla caccia, in genere in un giorno o due spontaneamente le api spaccano le celle, o meglio, le regine spaccano le celle perché le api glielo permettono. Però quello lì è il periodo principale. C'è il mio amico che ha avuto uno sciame al 20 di dicembre, ha detto porco cane, quest'anno non finiscono più di sciamare. In realtà era una famiglia scappata da Barroa, che so io, aveva da intrugli che gli avrà fatto, cioè no, la sciamatura c'è in quel periodo, tutte le sciamature fuori di quel periodo sono sciamature che determinate da un malessere della famiglia. Quindi può essere peste, può essere varroa, può essere fame, può essere interventi fatti dall'apicoltore in maniera esagerata, troppo formico, troppe piestrine, troppo timolo, che so io. Cioè tutti quei interventi particolari che fa l'apicoltore che infastidisce a tal punto la famiglia che si sente di abbandonare tutta la casa lasciando le api vuote, insomma le api piccole. Ho chiesto questo perché avevo iniziato ad aprire con un mio amico, mi ha dato un nucleo di sciame, cioè già beh, insomma, no, consolidato. Ho detto bene, rinforzare tutta la stagione e l'anno prossimo adesso. Ok. Cioè, tra maggio e giugno sciamato due volte, sto una storia, non capisco. Io gli parlavo anche queste apine, no? Sono innamorato di queste api, cioè, non ho fatto nulla di. Se sciamava perché era troppo pieno, può darsi che la stagione abbia influito, però avresti dovuto controllarlo, spaccare le celle. Oppure sì, hai fatto anche questo, quindi era una regina che aveva una gran voglia insomma di andarsene. Quindi è probabile che fosse anche derivasse da un allevamento di api che propense alla sciamatura. Quindi ereditario. Sì, sì, sì. Anche genetico, infatti. Basta? Non ha più voce. Allora.